Palermo è una città bellissima con tanto calore. Ci si sente da subito, da quando entri nel paese, che ti sta dando delle cose da vedere, il mare, il cibo e tutto, quindi per me è bellissimo. Il popolo palermitano mi ha subito accolto bene, appena sono sceso subito il primo giorno nella città ho visto un calore, un affetto molto caldo, mi ha impressionato e per questo vorrei dare tanto, tanto per la squadra, perché così posso ripagare la squadra, loro e la città. Marghita è la città del mio cuore, sono nato là, sono cresciuto con gli amici, ho iniziato a giocare il pallone sulla strada. Li racconterei di quello che ho fatto, di quello che ho vissuto, anche a un basso livello, perché si vive non come in Italia, diciamo, ma sono cresciuto nelle migliori condizioni per svolgere il lavoro che faccio, nel senso che anche se giocavo per strada, mi sentivo bene. L'amore per il calcio soprattutto non viene dai miei genitori, nessuno non ha mai avuto da fare con il calcio, l'ho dovuto io imparare, dirgli, insegnare tante cose. E per strada, giocando con le bottiglie, con i tappi delle bottiglie, con tutte le cose e poi prendendo sempre il pallone e mettendolo in porta perché mi piaceva fare sempre gol. È nato così per strada e da là questa passione mi ha spinto forte a andare a giocare in una piccola squadra per poi fare il salto che non pensavo mai di farlo. Ho percepito questo sentimento, diciamo, di essere, di poter fare un gran giocatore, di fare questo lavoro, quando sono andato via da casa, che era all'11 anni. Là ho visto, mi sono trovato da solo in un'altra città, senza nessuno, e ho visto che ci sono tanti sacrifici, quindi iniziando a farli e pensando tanto ad arrivare, là ho detto a me stesso di dare qualcosa in più per tutta la mia vita, perché sarà importante per il mio futuro. Prima dell'esperienza all'Inter sono state i provini, nel senso che quando ero già nelle nazionali piccoli in Romania, l'Arsenal, Londra, mi seguiva già comunque nelle partite, ma mi seguiva abbondante, un anno, due anni, per poi chiamarmi e dire di venire a Londra e a fare un provino di una settimana. E andassi a Londra, avevo fatto molto bene, mi ricordo, ero impressionato perché ho visto il mondo là, i campi, tutte le condizioni, mi sono piaciute, però ero troppo piccolo e loro non potevano portarmi là senza famiglia, la mia famiglia non poteva perché lavorava e quindi mi hanno detto aspettiamo l'estate perché io facevo mista 16 o 17 anni, fino a 16 mi ricordo, là non puoi stare da solo. Ed era così l'esperienza, per poi l'inverno, dopo questo provino, è arrivata l'Inter. Senza provino, senza niente, mi ha detto vieni a Milano a firmare. Io, pensando un po', ho detto non c'è niente più da aspettare, perché Inter-Arsenal siamo comunque nello stesso livello. Ero molto comunque entusiasmato. Loro mi hanno chiamato e mi hanno detto subito di firmare. Sono arrivato all'Inter e ero subito sul pezzo. Quella era stata una delle più forti esperienze appena arrivato all'Inter, questa esperienza con Milito. Lui si aveva fatto male ed è sceso con la primavera per iniziare a fare le prime partite. Io ero nuovo arrivato, il primo o secondo mese, se mi ricordo bene, aveva iniziato il campionato primavera ed lui era in campo, avrà fatto 45 minuti forse, sono entrato al suo posto, ma già allenandomi con lui era una sensazione unica, perché guardandolo da casa per poi arrivare in campo con lui, anche se era primavera, era per me da bambino era una sensazione molto forte. E ho voluto avere, sentirmi, diciamo,
un giocatore di essere protagonista in una squadra, nel senso che all'Inter mi sentivo bene, ma mi sentivo forte perché giocavo con i giocatori forti, mi allenavo, però non avevo la continuità e non avevo le partite che bisogna avere a questa età per crescere, per fare il salto. Il Palermo è stata la prima squadra che ha insistito veramente tanto e ho visto il calore e l'affetto che mi stava dando quando mi chiamavano a venire a giocare qua. Questa è stata la prima cosa che mi ha fatto pensare bene a lasciare l'Inter e a venire a iniziare una nuova strada per me e ad aiutare questa squadra prima di tutto a salire in Serie A per poi fare un grande salto e per fare bene qua. Lecce-Palermo è stata la prima partita che ho segnato nel Palermo, non si scorderà mai sicuro perché e poi è stata una vittoria all'ultimo e le vittorie all'ultimo sono sempre quelle più belle, con una squadra forte, pesante e arrivando dopo un periodo di adattamento diciamo è venuta perfettamente questo gol, questa partita, quindi per me sarà sempre del mio cuore diciamo. No, Mancini sì, lo conosco bene, avendolo all'Inter mi ha fatto esordire, mi ha fatto insegnare tante cose. È un allenatore forte, sa quello che vuole fare ed è vero, sta dando tanto fiducia ai giovani, gli piace perché vede tanto entusiasmo e quindi punta diciamo sui giovani e non è da sorprendersi perché sta debuttando i giovani anche nella nazionale. È giusto che sia così perché quando sei in forma non conta più l'età ma conta la voglia secondo me, quindi è questo. In Serie A si può andare essendo un gruppo compatto, lavorando duro come stiamo facendo noi e secondo me non ci manca niente. Perché stiamo facendo tutte le cose e siamo sulla carta che possiamo raggiungere questo obiettivo. Dobbiamo solo continuare così, rimanere umili, andando dalla vittoria alla vittoria. Finché non si raggiunge sulla carta la promozione dobbiamo stare sempre sul pezzo perché la Serie B è un campionato forte e fino all'ultimo non si sa mai quello che succede. Agi e Mutu sono i più grandi giocatori che la Romania ha mai avuto. Secondo me sono due esempi da prendere per tutti i giocatori che partono dalla Romania. Sì, sono anche due punti da superare, è difficile, ma solo così puoi cambiare la storia, diciamo, perché prima o poi, secondo me, dovrebbero anche loro essere superati, quindi aspettiamo questo momento. C'è solo da imparare da quello che avevano fatto loro, quindi noi siamo contenti che abbiamo degli esempi importanti in Romania. Ma da quando ero piccolo, io e la mia sorella facevamo le sfilate per casa, mia mamma che ci comprava dei vestiti, ma non immaginate vestiti come nel giorno di oggi, con le marche importanti. Le tende ci mettevamo addosso per far vedere che siamo nella moda. Mi è sempre piaciuto, anche quando ero piccolo, quando ci piacevamo scherzare, chi si veste bene, occhiale, un po' come dite voi qua, tamaro, ma non è così perché noi abbiamo magari un stile diverso e ogni paese, secondo me, ha un stile diverso. Sì, ammetto, mi piace la moda, ma questo non vuol dire che supera calcio, perché mi piace la moda quando vado in vacanza, quando vado al mare, mi piace fare quello che non faccio mentre gioco, mentre c'è il campionato, quindi bisogna fare anche queste cose per uscire un po' dal mondo del calcio. Non ho idea ancora cosa potrei fare dopo il calcio, la laurea è venuta perché do tanta importanza anche al mio papà che mi ha messo tanta spinta diciamo e io non gli ho mai detto, non ho mai pensato di cosa fare dopo il calcio, ma mi ha detto che è importante il futuro e che il calcio dura poco, mi ha convinto subito perché sempre quelle cose che mi dice mi convince
E così mi sono impegnato questi anni per prendere la laurea e per fare il master, quindi sto facendo questo e quando non disturba il calcio, diciamo, perché il calcio per me non può intervenire niente. E l'Italia cavori, i canciari ammiscando pulori. La mia famiglia vive come me e ogni giorno ci sentiamo, FaceTime, faccio vedere quello che faccio, vado al campo, li faccio vedere spogliatoio, come se siano qua con me, è giusto così perché sono lontano da ormai 11 anni da loro e abbiamo già un'attitudine di essere sempre presenti con me. Ed è importante perché mi sta dando fiducia, mi sta dando potere per lavoro e quello che sto facendo oggi sto facendo soprattutto per loro, quindi è giusto che loro stiano ogni giorno a sapere quello che io faccio. Di conquistare la Serie A dopo un anno così importante che abbiamo fatto molto bene, secondo me è un traguardo importante, molto importante, non solo per me, non solo per gli altri giocatori, ma per la società, per i tifosi, per la città, secondo me, che ama tanto questi colori e secondo me se noi andiamo in Serie A ci sarà tanto entusiasmo e ci sarà tanto da vedere dopo in Serie A, perché secondo me se si va in Serie A non si va solo per salvarsi ma per fare molto di più.